Pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Siamo allo studio X di Riccardo Gnerucci, nuovo partner tecnico del Karaoke King, uno studio che si trova al centro di Roma, nei dintorni di Piazza Mazzini. La particolarità dello studio X, dopo quasi 30 anni di onorata carriera, è il proprietario, Riccardo Gnerucci. Ciao Riccardo. Ciao. Una grandissima esperienza che passa attraverso tantissimi volti e tantissimi posti. Parlaci di qualche posto e qualche volto che hai visto durante la tua carriera. Sono passate parecchie persone qui. Io ho lavorato ultimamente con Loretta Goggi, ho fatto la direzione artistica della tournée nel 2011. Ho lavorato con Claudio Baglioni, grande Claudio Baglioni, a Lampedusa, feci una delle edizioni di Osha, fantastica persona che mi ha dato anche tanto. E poi io mi occupo molto anche di teatro, sono stato il direttore del Bagaglino e del Quirino anche. Inoltre in teatro ho lavorato anche col grande Proietti qualche anno fa per uno spettacolo in cui lavorava pure anche Pino Quartullo. Io mi occupai di tutte le cose musicali esterne, eccetera. E poi ho lavorato anche molto in Rai, ho fatto delle sigle televisive di programmi anche del sabato sera, poi sono stato il pianista di Big Rai 1 un po' di anni fa, e ho lavorato con Sammy Barbu, c'era, eccetera, eccetera. Una grande esperienza che possiamo rivedere anche nello studio, perché questo è uno studio dove, oltre ad aver visto, e lo faremo vedere poi nelle immagini, il pianoforte a coda, che è complicata come situazione trovarla in uno studio di registrazione, c'è molto analogico in questo studio. Molto analogico, sì, questo studio nasce nell'84, in cui era un'altra epoca, non c'erano computer, non c'erano file, insomma tutte cose che internet, YouTube, eccetera, per cui eravamo non c'erano i VST soprattutto, no? Che oggi sono usatissimi, sono questi plug-in che io un po' detesto perché vengo ovviamente da un'altra scuola. E lo studio è molto analogico, il banco ho continuato a tenerlo analogico, ho continuato ad avere tutto l'outboard dove ci sono gli expander, i suoni escono da delle macchine elettroniche e non da plug-in dal computer che sono virtuali, sono diversi. C'è una grande differenza, nel senso, ti senti di dire che l'analogico è meglio? Assolutamente sì, è meglio, ma non per sentito, vi faccio le prove, lo stesso suono fatto suonare da un campionatore emulator, prendo ad esempio, lo stesso suono riprodotto dal plugin, che apparentemente sembrano uguali, ma in realtà poi li fai suonare, stessi livelli, stesse cose, tu senti che quell'altro ha una dinamica, una botta sonora incredibile. Perciò in questo studio troviamo un pianista, sì, che ha tantissima esperienza, ha lavorato con i più grandi, che è anche arrangiatore, giusto? Sì, me lo confermi? Pianista, arrangiatore. Di conseguenza qualunque tipo di richiesta viene fatta allo studio X, sì,
può essere esaudita, qualunque tipo, qualunque forma, qualunque cosa può essere fatta, arrangiamenti, anche per esempio oggi va molto di moda le basi musicali, cioè fatevi un giretto, perché ti do a te che stai ascoltando qualcosa di più qualitativamente buono, perché in genere si trovano, ormai siamo abituati ad andare scarichiamo, però non si fa caso alla qualità, e invece qui potete trovare la qualità giusta. Di conseguenza, se dobbiamo fare un concorso, se dobbiamo fare una gara, o semplicemente se vogliamo cantare a casa, però avere una base buona, basta venire allo Studio X e dire: Riccardo, io voglio cantare gli Intillimani, e Riccardo fa la base degli Intillimani. Un'altra cosa che ci preme dire è che da qualche anno lo Studio X ha aperto la scuola di musica. Sì, siamo stati da tanti anni studio di registrazione, e invece da un po' di anni adesso siamo anche scuola di musica, facciamo corsi di pianoforte, corsi di canto, corsi di chitarra e anche corsi di fonica, e poi vari altri e vari strumenti vari, e diciamo che sta andando abbastanza bene. La voglia di musica è forte, sì, e qua trovano diciamo tutto ciò che può solleticare il palato. Certo, assolutamente. Il sito è www.studiox.it. Ma una domanda: Studio X perché? Studio X, questa cosa me la chiedono tutti. Allora, questo studio nasce nell'84, io all'epoca ero un ragazzino, avevo questo mio produttore che era un dirigente della Rai, un personaggio importante, e quando cominciai a comprare tutte le cose per fare questo studio, dico: ma come lo chiamo? Cercavo mille anni. Alla fine lui mi disse: ma chiamalo Studio X, perché Studio X vuol dire andiamo a Studio X, uno studio qualunque. Era geniale questa cosa, per cui da allora rimase Studio X, poi prendemmo il nome sul web, studiox.it. Perciò, quando parliamo di uno Studio X, parliamo dello studio X. Non è uno Studio X. Allora, che sta in via Bazzoni numero 1, ad angolo con viale Mazzini, di fronte ad una delle entrate Rai, al centro. Vicino abbiamo anche Ottaviano la metro, per cui chi viene a piedi può anche prendere la metro. Perciò www.studiox.it. Un saluto dall'EPM e un saluto da Riccardo Gnerucci. Ciao.